Buonasera, come state? Spero che stiate tutti bene. Ho il microfono satanico? Di nuovo? Oddio, si è stanizzato. È tornato a posto? Spero che sia tornato a posto comunque. Allora, ragazzi, andiamo a cominciamo a immergerci nel caso di oggi, che sono sicura che è un caso che conoscete. Molti di voi, anche perché è un caso di cui hanno parlato in tantissimi su YouTube, anche canali che non fanno prettamente proprio true crime, canali che fanno magari più horror, perché effettivamente questo è un caso che ha delle sfumature estremamente creepy. Quindi è inquietante, è molto interessante, è molto misterioso e quindi sicuramente ne avete sentito parlare. Avete sentito parlare di Chris e Lisanne, le due ragazze olandesi scomparse a Panama. Mi avete chiesto in tantissimi di portare questo caso. Io effettivamente lo conoscevo, però ho detto vabbè, dai, l'hanno portato tutte. E invece me l'avete chiesto in tanti, quindi ho detto ben venga, guarda, mi fa molto piacere, anche perché è un caso che mi piace da morire. Cioè, mi piace, ovviamente, non è che mi piace che due ragazze siano morte, chiaramente. Mi piace perché è molto misterioso. Mi piace a livello true crime, dai, sapete in che senso. C'è da dire che su internet i segugi dell'internet su questo caso non si sono fatti mancare niente, eh. Cioè teorie su teorie, ricostruzioni, photoshopponi e di tutto e di più, perché chiaramente dare una risposta a questo caso è complicatissimo, non ci si arriverà mai probabilmente. Anche se mi auguro sempre che magari venga riaperto e si scopra qualcosa in più, però difficile. Soprattutto perché la prova più inquietante di questo caso sono le fotografie che le due ragazze si sono fatte. Ma ci arriveremo e le guarderemo tutte perché ho trovato un link dove ci sono tutte 500 le foto delle ragazze. Ovviamente guarderemo solo quelle più inquietanti. Dunque, come dire, innanzitutto vi vorrei ricordare che viaggiare per il mondo è una cosa veramente stupenda, soprattutto quando si va in posti, diciamo, esotici, in posti con una cultura molto diversa dalla nostra, dove vediamo che le persone vivono in un modo completamente, magari anche opposto a quello a cui noi siamo abituati, ed è un esercizio quello di esporsi a una cultura completamente diversa, effettivamente fantastico per la nostra mente, per aprirci anche a un ragionamento privo di pregiudizio, a, come dire, toccare la diversità. Adesso non toccare, per favore, comunque giù le mani, però toccare, nel senso assorbire, no, questa diversità e aprire i nostri orizzonti. Comunque, quello che vi dicevo, stare molto attenti quando si va a viaggiare lontani, perché non si è a casa propria, non ci sono i nostri, diciamo, i nostri cosi di comfort. E quindi i nostri cosi di comfort soprattutto, e quindi diventa anche pericoloso, no? Potrebbe diventare anche pericoloso. Allora, a questo punto, cosa succede? Che queste due ragazze che sono partite nel 2014 per Panama ed erano giovanissime, perché stiamo parlando di una ragazza di 21 anni e l'altra di 22. Sono state forse un po' troppo self-confident rispetto a un luogo che non conoscevano per niente. Però chiaramente, questo non per dare la colpa, assolutamente non hanno nessuna colpa. Però si sono un po' forse fidate della loro capacità quando probabilmente avevano bisogno di una guida che le accompagnasse, o comunque qualcuno del posto che fosse più esperto dei luoghi. Comunque, ancora questo omicidio, per quanto sia stato chiuso come incidente, non si sa
tuttora se si tratta di incidente o di omicidio. Infatti, se vedete i titoli per la maggior parte che parlano di questo caso, recitano proprio incidente o omicidio. E quindi facciamoci. Ricordi l'anno perché è recente? Sì, 2014 effettivamente è passato da poco. E, facciamoci un'idea, quindi vorrei ragionare anche con voi per sentire un po' qual è la vostra opinione rispetto a questo caso e che idea vi siete fatti, insomma, alla fine, quando vi avrò finito di raccontare il tutto. Allora, parliamo un attimo delle protagoniste. Abbiamo qui la nostra Chris Kremers e Lisanne Frum. La Chris è quella, diciamo, più bionda delle due, mentre Lisanne è quella più castana, anche se tendono entrambe al biondo. Argentano, grazie mille Argentano, grazie Pluta, Budita, Buda, grazie mille Chris, grazie Elena Milkovic, grazie ragazzi, siete veramente gentilissimi, tanto amore giallo, tanto amore giallo, tanto amore giallo a tutti voi. Quindi queste sono, tra l'altro ci ho messo tantissimo per riuscire a ricordarmi chi era Chris e chi era Lisanne, quindi perdonatemi se ogni tanto magari mi confondo. Comunque, erano due universitarie olandesi, studentesse universitarie olandesi, e si sono conosciute tra l'altro durante un lavoro part-time che facevano insieme a una caffetteria di Amersfoort. Scusate, sì, non so come si pronuncia, ma Amersfoort. E la caffetteria si chiama In den Kleinen Hap. Cioè, sono meglio in tedesco che non ho mai studiato nella vita che in inglese, comunque ottimo. Bene, loro tra l'altro diventano subito best friends forever, si vogliono tantissimo bene e tant'è che decidono anche di andare a vivere insieme nel dormitorio, diventano coinquiline. E siccome insomma hanno questo sogno di viaggiare, mentre lavorano, decidono di risparmiare soldi per 6 mesi, entrambe facendo tra l'altro parecchi sacrifici, per riuscire insomma a pagarsi questo viaggio all'estero. No, non spoilerate, dai ragazzi, che c'è anche della gente che non la conosce la storia. Allora, Lisanne, che è la ragazza con la canottiera turchese, Lisanne ha 22 anni, è nata all'epoca, aveva 22 anni, è nata il 24 agosto del 1991. Il mio stesso anno ed era alta 1,84, quindi altissima questa ragazza. Lei si era appena laureata in psicologia ed era anche un'aspirante fotografa, si voleva fare psicologa, ma comunque anche aveva questo lato più artistico, mi piaceva la fotografia. Lei viene descritta come una ragazza molto generosa, piuttosto riflessiva, molto smart, diciamo, intelligente. Però era anche un po' più timida invece rispetto a Chris, che era un po' più esuberante, lei era più timida. È una grande appassionata di pallavolo, certo che da 1,86 le schiacciate le dai bene, effettivamente, è una grande appassionata di pallavolo, ed era anche praticante di sport estremi, tra cui paracadutismo e l'alpinismo. Quindi, insomma, una tosta. La nostra Chris, che invece è quella con la canotta a righe, ha 21 anni, lei è nata il 9 agosto del 92, se non sbaglio abbiamo... No, non sono due leoni, lei è leone, l'altra è 24 agosto, ditemelo voi, forse è già vergine? No, non avevano una relazione, ragazze, non... sembrano fidanzate. No, 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 anzi, Lisanne aveva il fidanzato a casa, Stefan. E no, non stanno insieme, sono solo molto molto amiche. Vergine, ok. Quindi ok, una leone e una vergine, perfetto. Bravi che sapete bene i segni zodiacali, io non sono proprio portatissima. Comunque, lei invece, Chris, era questa, è quella con la maglietta a righe. Chris era alta 1,62. E lei invece era una studentessa in educazione sociale e culturale e avrebbe voluto proseguire gli studi in storia dell'arte, quindi aveva proprio questa passione per l'arte.
Lei viene descritta come una ragazza molto allegra, estroversa, schietta, che to dice in faccia quello che pensa, ed era molto più, diciamo, self-confident a livello sociale rispetto alla sua amica. Erano un po' l'una l'opposto dell'altra, cioè una più timidina, l'altra invece più estroversa che si buttava. Però, insomma, una bella coppia, come dire, una bella coppia di amiche, non mi fraintendete. Comunque, loro avevano appena finito, diciamo, la tranche di studi. Poi io, a seconda delle fonti, anche qua, io non ho capito come fa una ragazza di 21 anni ad essere già laureata. Cioè, nelle fonti c'è scritto che erano entrambe già laureate. Ho detto, o sono, cioè, delle lauree di 2 anni, o non lo so. Comunque, sappiate che alcune fonti dicono che erano già laureate entrambe, avevano concluso la prima tranche di studi, mentre in altre fonti dicono che stavano ancora studiando. Quindi, boh, ve lo riporto così. Ve lo riporto così. Comunque, erano entrambe, come chiaramente tutte le ragazze di quell'età, erano grandi utilizzatrici dei social media, quindi postavano molte foto su Facebook, facevano, insomma, condividevano con i loro amici quello che facevano anche durante il viaggio. E tenevano tra l'altro un diario ciascuna, scrivevano su questo diario. Loro, cosa fanno? Finita questa tranche di studi, decidono di partire per Panama. E adesso mi torna, cos'era, Fossati. Quando avevo la band, suonavo questa canzone che parlava appunto di questi sulla nave che si erano persi, che dovevano raggiungere Panama, e faceva tipo Panama dov'è? Ora che siamo in mare. Poi, vi dicevo, no? Che volevano viaggiare a Panama non solo come dire, per fare un viaggio di piacere, ma anche per lavorare come volontarie e imparare lo spagnolo. Quindi, come dire, avevano anche degli obiettivi. Tra l'altro, Lisanne non aveva mai viaggiato fuori dall'Europa, mentre Chris si era innamorata del Sud America durante un viaggio che aveva fatto in Perù con i suoi genitori, con la sua famiglia. E diciamo che ha attaccato questa sua passione anche a Lisanne. E quindi hanno deciso di visitare Panama e fare volontariato nelle scuole. Loro quello che avrebbero voluto fare era aiutare i bambini nelle scuole di Panama, raccogliendo per loro giocattoli, vestiti, insomma, facendo qualcosa di buono per questi bambini e aiutarli a scuola. Quindi cosa succede? Il 15 marzo del 2014 partono e atterrano a Bocas del Toro e praticamente lì trascorrono un po' di tempo imparando lo spagnolo e prendendo lezioni di spagnolo. In generale, però, adesso a parte le lezioni di spagnolo, facevano quello che fa la maggior parte dei turisti, cioè mangiavano cibo tipico, si divertivano magari a bere, uscire, a ballare, andavano a visitare la spiaggia, prendevano le cose lì, le stelle marine, facevano queste cose qui da turiste, semplicemente c'erano le turiste. E come dire, facevano un po' le esploratrici. Qui, tra l'altro, loro due incontrano altri due ragazzi. Questa è la foto di quando partono. Qui incontrano, tra l'altro, anche altri due giovani, baldi giovani olandesi, e decidono di trascorrere la maggior parte del loro tempo a Bocas del Toro insieme appunto a questi due ragazzi, che vediamo se... Eccoci qua. Uno di questi è lui. E quindi niente, stanno queste settimane, le trascorrono insieme a questi due ragazzi, che tra l'altro mi viene anche da dire, guarda, per imparare lo spagnolo è ottimo stare con altri olandesi, però vabbè, è un vizio. Ce l'abbiamo tutti, quando andiamo in vacanza alla fine troviamo altri italiani. Beh, bella Italia, bella, sì, yeah, di dove sei, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi, cioè, è comprensibile, è comprensibile.
Bene, il 25 marzo del 2014 si spostano e arrivano a Boquete, che era appunto la meta dove avrebbero dovuto iniziare a fare il volontariato nelle scuole. Non lo so se fanno zin zin coi tizi, questo non ci è dato sapere, e rispettiamo la loro privacy. Comunque, loro erano pronte per iniziare a lavorare il primo aprile, anzi no, il giorno successivo presso questa scuola. Ma con loro grande delusione, quando si presentano alla scuola, la scuola non le accetta. Cioè, sostanzialmente quello che gli rispondono è no, prossima settimana. Cioè, sostanzialmente loro si erano organizzate. Avevano anche ricevuto la conferma via email che avrebbero dovuto iniziare a lavorare in questa scuola. Non erano state informate rispetto al cambio di programma, quindi quando si presentano per iniziare dicono no, prossima settimana. Quindi praticamente queste si sono giocate una settimana di viaggio. Molto male, tant'è che scrivono sul diario che insomma, quando arrivano alla scuola avevano avuto un brutto benvenuto, cioè non le avevano dato un gran bel benvenuto, gli avevano detto semplicemente così, e che sarebbero dovute tornare la settimana dopo, e Lisen, diciamo, tra le due era quella più delusa e anche ha mandato un messaggino tutta arrabbiata ai suoi genitori. Comunque, loro avevano organizzato di rimanere in quel periodo ospiti di una famiglia locale che era solita, tra l'altro, a Boquete ospitare i studenti esteri, e stavano in questa casetta qua. Questa casetta era di proprietà di una signora che si chiama Miriam Guerra, e lei, insomma, negli anni ospitava proprio studenti internazionali, quindi c'aveva una stanza apposita. Infatti le ragazze avevano una loro stanza con un ingresso indipendente, avevano anche le chiavi a parte. Tra l'altro hanno intervistato Miriam e lei ha descritto le ragazze come piuttosto irrequiete, piuttosto arrabbiate, soprattutto a causa appunto della delusione di non poter andare a lavorare in questa scuola come si erano organizzate di fare. Infatti la prima serata è un giardino grande, sì. La prima serata l'hanno trascorsa a casa di Miriam, quindi dentro la casa, ma in modo separato, cioè le due ragazze facevano due cose diverse in due stanze diverse. Cioè, mentre Chris leggeva un libro in camera sua, quindi stava un po' più ritirata, Lisen chiacchierava con Miriam anche un po' per migliorare il proprio spagnolo, per allenare il proprio spagnolo. E durante questa conversazione le disse che avevano bisogno di un po' di suggerimenti su cosa fare con la loro improvvisa abbondanza di tempo, perché si sono ritrovate appunto con una settimana in cui non sapevano come impiegarla, non sapevano che cosa fare. A questo punto Miriam gli dice: guarda, provate a vedere se magari in qualche altra scuola vi può accogliere e potete dare una mano in qualche altra scuola. E Lisen invece dice: no, guarda, l'abbiamo già provato, non ci prendono da nessuna parte, quindi non sappiamo bene che cosa fare. Tra l'altro Miriam nota che Lisen tossiva molto e non si sentiva molto bene. Questi sono dettagli adesso abbastanza ininfluenti, comunque non si sentiva molto bene, e nei giorni successivi le ragazze frequentavano abbastanza la farmacia per prendere cose per la salute di Lisen, che poi dopo man mano migliorerà. Comunque, il giorno dopo dicono, si svegliano, forse sì, forse l'allergia, non lo so, comunque stava un po' meglio. Il giorno dopo dicono a Miriam che avevano in programma di gironzolare un po' per Boquete e vivere la città, scoprirne i dintorni. Tant'è che postano anche su Facebook delle foto che le mostrano in giro per Boquete e tornano da Miriam prima del tramonto. Loro, tra l'altro, avevano bisogno di organizzarsi appunto questa settimana libera e renderla, diciamo, produttiva, cioè renderla sensata. E quindi cosa fanno? Cominciano a cercare di organizzare delle attività per riempire questa settimana, a partire da mercoledì 2 aprile. L'1 aprile invece non riescono a organizzare niente.
che poi sarà il giorno maledetto. Quindi cosa fanno? Si fanno aiutare da una guida locale che le invita a visitare vari posti interessanti nella zona, e anche la scuola di lingue con cui avevano originariamente prenotato il viaggio dà loro una mano per, insomma, riempirgli, fare un po' di schedule della settimana. Comunque, loro avevano organizzato di fare cose tipo andare a vedere la piantagione di tabacco, no scusate, di caffè, andare a visitare il vulcano che c'era lì nella zona, insomma, vedere vari posti caratteristici, ecco. Non avevano però, come vi dicevo, programmi per martedì 1 aprile, erano rimaste senza niente da fare. Te ne saresti tornata a casa, ma come, Sara, da Panama? Come fai? C'hai l'aereo ormai prenotato, devi aspettare la data, ovviamente. Sì, fa Phoenix, caratteristico. Chi non capisce il meme se lo vado a recuperare, perché è piccola ma caratteristica, la dovete conoscere. Fatto sta che il 1 aprile era appunto, tra l'altro, il giorno in cui avrebbero dovuto iniziare a fare il volontariato, erano libere, non sapevano cosa fare, non avevano organizzato niente, allora decidono di partire per un'escursione. Non l'avessero mai deciso. Insomma, prima si recano in farmacia per prendere diversi prodotti anti-zanzare, anche perché nella giungla, ragazzi, non ve lo auguro, le zanzare che fioccano, ma verso le 11 decidono di, insomma, di partire. Questa escursione fa parte, diciamo, era un sentiero battuto tra l'altro molto spesso dai turisti che però ne sanno di trekking, ecco, è un sentiero che si chiama El Pianista, che attraversa le foreste nebulose. Si chiamano foreste nebulose proprio perché c'è un talmente alto livello di umidità nell'aria che si crea proprio una vera e propria nuvola sospesa sempre sopra alla vegetazione, e quindi sostanzialmente tu sei in questa giungla dove è tutto umido in continuazione. E queste, diciamo, foreste circondano appunto il vulcano Baru. E insomma, il pianista era il sentiero che dovevano percorrere per arrivare alla vetta. Loro, tra l'altro, posteranno anche delle foto molto intraprendenti su Facebook prima di partire per questo sentiero. Come vedete, questa è una delle foto che hanno messo su Facebook prima di partire. E Lisanne aveva anche scritto al suo ragazzo Stefan: ma sai che oggi andiamo a fare l'escursione, andiamo a fare trekking, sono proprio carica e vai che bello, no? E insomma, alcune fonti, ma altre lo negano, quindi io qui ve lo dico come l'ho trovato, anche perché, ragazzi, purtroppo questo caso è stato talmente tanto di interesse per l'internet che si sono anche create tantissime leggende intorno. E voi lo sapete che più il caso diventa mediatico su internet, più è facile poi trovare delle fake news a riguardo. Comunque, alcune fonti sostengono che loro avessero portato con sé un cane che si chiamava Blue, che apparteneva ai proprietari di un ristorante, tale Il Pianista, quindi era un ristorante che era proprio vicino al sentiero Il Pianista. Ovviamente questa cosa non è confermata, e tra l'altro si dice che questo cane in realtà riuscì a tornare indietro dal suo padrone mentre loro non erano tornate. Però anche questo, alcuni dicono no, è una leggenda, altri dicono sì, è vero. Io alzo le mani. Scrivono su Facebook che volevano fare questa passeggiata per Bocchette, e qualcuno dice di aver visto anche le due ragazze fare un brunch con due giovani olandesi prima di intraprendere il sentiero. Io anche su questo ci sono delle contraddizioni. Comunque, vabbè. Sappiate che l'escursione prevedeva un viaggio di 8 chilometri, cioè nel senso che tra andare e tornare era 8 chilometri, e attraversava, come vi dicevo, una fitta giungla attraverso la foresta pluviale, con ovviamente tutta quella montagna di umidità incredibile che creava una nube sospesa.
Loro, come potete vedere dalle foto, avevano vestiti estivi, non si erano prese neanche un cambio, cioè avevano pantaloncini, maglietta e via, adatti appunto per la giornata. Dovevano fare 8 km, quindi avrebbero passato, diciamo, il pomeriggio in questa escursione per poi tornare a casa entro sera. E non avevano portato molte cose nei loro zaini. Poi non vi spoilerò nulla, ma il motivo per cui sappiamo che cosa si sono portati non ve lo dico, ve lo dirò dopo. Comunque, quello che si erano portate era una macchina fotografica, i loro due cellulari, un Samsung e un iPhone. Spoiler, vince l'iPhone. Un passaporto, alcuni dollari americani, una bottiglia d'acqua, di plastica e una tessera di assicurazione medica. Loro, per arrivare alla base del sentiero, per arrivare insomma a dove dovevano intraprendere questa escursione, prendono un taxi. Taxi che le lascia proprio all'inizio del sentiero escursionistico e, secondo la testimonianza del tassista, quando le scarica dal taxi erano le 13:40. Ma ci sono un po' di problemi con questa dichiarazione. Perché? Non trova, e lo so, l'iPhone, ragazzi, tante volte viene criticato, ma si vede che c'è la batteria migliore. Non lo so, ha vinto a livelli di batteria, ma proprio che gli ha dato un giro al Samsung. Fatto sta che questo orario delle 13:40 in realtà non ha molto senso, quindi probabilmente o si ricordava male il tassista, o si è sbagliato, insomma, non so, però considerati gli orari delle foto scattate durante il sentiero dalle ragazze, considerata anche la posizione del sole che c'era in queste foto, era impossibile che fossero state lasciate lì così tardi, cioè teoricamente almeno un'ora prima, almeno, ma anche di più. Comunque, c'è un dettaglio che è anche molto 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 creepy, ovvero quando le ragazze cominciano a intraprendere il sentiero, ci sono dei locali, degli abitanti locali che vivono lì intorno, all'imbocco del sentiero il pianista. E questi residenti locali, quando le vedono che fanno per prendere il sentiero, le fermano e gli dicono: "No, no, no, ragazze, non andate da sole a fare l'escursione, perché è pericoloso." Non sappiamo bene per quale motivo questa cosa, pericoloso per cosa, non so. Ma loro dicono: "No, no, guarda, abbiamo parlato con la guida locale che ci ha organizzato tutte le nostre attività. Lui ci ha detto che in realtà questo è un percorso che fanno la maggior parte dei turisti anche senza una grande preparazione, quindi non c'è problema, noi andiamo, ci sentiamo fiduciose." Ma andiamo avanti. Fatto sta che le avevano avvertite di non andare da sole, ma loro vanno lo stesso. Tra l'altro, effettivamente non era un'escursione considerata particolarmente difficile. Certo è che dovevi anche orientarti in un certo modo. Bene, come vi ho detto, loro avevano una macchina fotografica digitale. E attraverso le foto che erano all'interno di questa macchina fotografica, riusciamo a ricostruire un pochino quello che era anche il mood delle ragazze durante i giorni. Loro scatteranno in totale 500 foto a bocchette, e ce ne sono anche diverse scattate durante la loro permanenza nella giungla, come per esempio questa. Questa è una delle prime foto che scattano durante la loro escursione. Come potete notare, ne erano molte così, di questo tenore. Erano allegre, spensierate, belle cariche, sorridenti e si facevano soprattutto dei selfie insieme. Quindi nelle foto le vediamo molto vicine, cioè vicine, belle, perché vi dico questo? Perché poi la situazione cambierà. Quindi fate caso, tenete a mente che erano così, ok? Ecco, diciamo che il timestamp sulla foto, cioè avete presente che quando si fa una foto digitale, soprattutto quando è una macchina, quella del 2014, ci rimaneva il
la data con l'orario sotto, no? Quello si chiama timestamp. E ha generato molta confusione poi successivamente, ciao Albe, negli investigatori, perché sulle prime foto c'era l'orario 18:03 ed era impossibile che fossero le 18:03 considerata la luce. Quindi gli investigatori hanno cercato di ricalcolare l'orario in base alla posizione del sole. Quindi molto probabilmente anziché essere le 18:03 dovevano essere le 13:03. Cosa che, come vi ho detto poco fa, non aveva molto senso con le dichiarazioni del tassista che continua a ripetere di averla lasciata alle 13:40. Allora, loro sono olandesi. Ecco, c'è anche da dire questo. Loro sono olandesi. La macchina fotografica è di fattura inglese. Quindi, anche lì, gli investigatori hanno detto magari non hanno cambiato l'orario di fabbrica e è rimasto quello originario inglese, però la data era giusta, quindi è anche strano questo, cioè loro non cambiano l'orario ma cambiano la data. Vabbè, comunque sicuro non erano le 18:03, su questo possiamo starne certi, anche considerata la posizione del sole, vedendo le ombre come si proiettano, doveva essere ora di pranzo, ecco. Ciao Muse, qua ci sono i super capponi, sempre pronti per voi. Comunque, allora, facciamo che è, sì, tra le 12:30 e le 13:30, più o meno, no? Quindi passano, tre ore, qualche ora. E infatti, Proud Nerd, infatti, passa qualche ora e alle 16:39 succede una cosa molto molto inquietante. Cioè, parte una chiamata dall'iPhone di Chris a un numero particolare, ovvero il 112. Il 112 è il numero olandese dei servizi di emergenza, che automaticamente, quando si è all'estero, ti devia la chiamata ai servizi di emergenza locali. Mi sono anche stupita perché ho detto, cavoli, è uguale al nostro, quindi abbiamo lo stesso numero, forse in tutta Europa, forse sono io che sono ignorante, non lo sapevo. Anche in Italia, infatti, anche in Italia. Il 112 è il numero unico europeo. Ah, vedi. No, non sono i carabinieri olandesi, è il numero per le emergenze. È successo sicuramente qualcosa che ha a che fare con la loro morte. Già, esatto Albe, per questo diventa inquietante. Ma la cosa creepy, diciamo creepy e interessante, è che dopo questa chiamata al 112, loro ovviamente provano a chiamare il 112, ma siamo nel mezzo della giungla, siamo nel mezzo della foresta pluviale, quindi chiaramente non c'è linea neanche nel caso di chiamate di emergenza, e la chiamata non riesce ad agganciarsi. Ma molto probabilmente questa chiamata era importante da fare, perché 10 minuti dopo anche il cellulare di Lisanne cerca di chiamare i servizi di emergenza, cerca di chiamare il 112, ma non riesce a collegarsi, quindi anche lì fallisce. A questo punto spengono i telefoni e li tengono spenti per le successive 14 ore, quindi fino al giorno successivo. E qui c'è da dire, aia. Avevano capito che bisognava risparmiare batteria. Ai 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 ai. Ecco Albe, non credo le avessero ancora rapite, ancora, insomma, non le avessero rapite, non credo, perché ci sono delle foto successive. Cioè, loro continuano comunque a scattare fotografie della loro escursione. Però queste foto, quelle successive alle chiamate per l'emergenza, hanno un tenore completamente diverso. Ovvero, se qui le abbiamo viste belle, sorridenti, spensierate e vicine a farsi selfie, dopo la situazione diventa più così. Cioè, Lisanne è quasi sempre quella che tiene la fotocamera, quindi c'è sempre, quasi sempre solo Chris ripresa nelle foto. Può essere che sia semplicemente il primo momento in cui si sono rese conto di essersi perse e che non riescono a ritrovare la via? Ecco, secondo me sì.
Sì, Pineapple. O secondo te c'è coinvolto qualcun altro? Secondo me ancora a questo punto non può esserci coinvolto qualcun altro. Probabilmente si erano rese conto di essersi perse. Anche perché gli investigatori, guardando le foto, si sono resi conto che avevano deviato dal percorso. Quindi effettivamente si erano perse. Fanno effetto queste foto davvero. Fanno effetto davvero. E, come dire, Lisanne è davvero poco presente nelle foto, sono sempre quasi mai riprese contemporaneamente, hanno una certa distanza l'una dall'altra, quindi non si vedono più i selfie con loro due insieme, e hanno, soprattutto Chris, in alcune foto, soprattutto due foto, delle espressioni particolarmente insolite. Ma io più che espressioni insolite direi che sono espressioni neutre, preoccupate. Cioè non era era un po' più tesa, ecco. Quindi quello che io posso dedurre fino a questo punto è che le due ragazze fossero consapevoli di essersi perse. Ciò nonostante, hanno continuato a scattare foto. A parte le, adesso voi vedete questa qui in cui è di spalle, però ce ne sono soltanto due dove lei viene ripresa in volto, tutte le altre è quasi sempre di spalle e non si vede in volto. Sì, in realtà ce ne sono tantissime di foto, se le volete vedere. Eccole qua, guarda, ve le faccio vedere perché ho preparato la reaction apposta. Eccoci. Olà. Ve le faccio vedere subito, guarda. Tac. Ho trovato questo sito che ha raccolto tutte le foto delle ragazze che hanno scattato. Vedete, qui sono ancora nella fase precedente in cui va tutto bene, sono felici e fanno i selfie assieme. Qua cominciano a mettere un pochino più di distanza. Ecco, queste sono le foto strane. Queste sono le foto strane, se vedete, ecco, questa è una delle foto in cui viene descritta Chris con un'espressione strana. Ecco, a me non mi sembra incazzata nera, a me sembra scocciata, sì, ma un'espressione neutra. C'è anche da dire, ragazzi, che questo caso ci ha emozionato molto. Accompagna una certa suggestione, quindi vederci dell'inquietante, ecco, vedi, super creepy per inquietante. Quante foto così avete di voi stessi? Cioè, in realtà può essere semplicemente che lei sia giustamente scocciata perché si sono perse, perché non sono tornate indietro. Probabilmente ci hanno provato, ma orientarsi nella giungla, vi rendete conto? Guardate un po', cioè, non è proprio, come dire, semplice subito orientarsi nella giungla in questo modo. Tra l'altro, ecco, qui potete vedere un po' qual era l'habitat. Queste sono delle immagini, ovviamente, che non c'entrano con loro. Vedete, questo è l'habitat. Non è semplice riuscire a orientarsi qua. Queste sono altre foto, diciamo, quelle precedenti, in cui andava ancora tutto bene. Scusate, ma in questo sito qui sono un po' mischiate. Ecco, qui, questa è un'altra delle foto che è considerata particolare. Sembra che stia pensando a qualcosa. Sì, forse hanno litigato. Esatto, può anche essere che abbiano litigato, può anche essere, visto che sono così lontane. Ecco, questa è la foto originale, quella che vedete a sinistra. Questo è un ingrandimento e c'è effettivamente Chris che si torce su se stessa e c'ha una faccia abbastanza affaticata, diciamo, sì, stranina. Ecco, guardate un attimino com'era girare là dentro. Questi sono i percorsi. Ora, non è semplice dire torno indietro e mi oriento. Adesso qui state vedendo un passaggio dove mi sentirò abbastanza obbligato, però non era proprio semplicissimo, Adesso qui la potete rivedere. Eccola qua, questa è lei di spalle. Qui c'è di nuovo lei con la faccia molto, come dire, io la vedo abbastanza scocciatina, come dire.
Forse hanno discusso su che strada prendere per andare indietro e orientarsi. Può essere, assolutamente. Può essere. E questo è quanto. Poi dopo torneremo sulle foto più tardi. Super, super, super creepy perché Avete visto nelle foto che vi ho fatto vedere, il linguaggio del corpo è completamente diverso. O che avessero litigato, o che fossero entrambe impanicate, o che effettivamente ci fosse qualcuno che le teneva sotto scacco, tipo rapite a distanza, però sinceramente mi sembra una interpretazione un po' troppo fantasiosa. Fatto sta che dal mattino successivo le due ragazze, che non sono proprio delle tonte, ecco, hanno fatto le cose in maniera intelligente. Il mattino successivo inizia uno schema di tentativi di chiamate ai servizi di emergenza. Quindi, 2 volte al giorno, nei successivi 2 giorni, chiameranno una per uno il 112, ma non riescono mai a collegarsi. E quindi ragazzi, grazie Mappi, e quindi ragazzi, cioè è comprensibile che nel mezzo della giungla effettivamente trovare segnale diventa molto 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 difficile. Però ci sarà una sola occasione nella quale in realtà il telefono riesce ad agganciare una cella, che è alle 6:58 del mattino del 2 aprile, quando il Samsung di Lisanne riesce a prendere la linea, ma durerà soltanto per 2 secondi. I cellulari, insomma, le due ragazze in realtà hanno sempre questa. Voi immaginatevi anche la speranza, no, di dire: oh mio Dio, sì, ce la stiamo facendo, abbiamo chiamato, ce l'ha fatta, si è agganciata, 2 secondi, e poi tac, di nuovo niente. Io sinceramente non saprei come fare in una situazione del genere. Non so se magari si erano, che ne so, arrampicate su un albero per riuscire ad arrivare un attimo più su, o avevano beccato una zona fortunata, però è andata giù subito, quindi che panico. Insomma, nei successivi giorni, pensate che queste ragazze, se erano loro ad utilizzare i cellulari, perché anche questa è una bella domanda, hanno resistito fino all'11 aprile nella giungla, quindi 10 giorni nella giungla, sempre, ripeto, se erano loro a maneggiare i telefoni, e fino all'11 aprile loro periodicamente accendono e spengono i telefoni per cercare la connessione per riuscire a chiamare sto benedetto 112. Poi succede una cosa strana. Nei giorni in cui le ragazze sono all'interno della giungla, 2 turisti francesi raccontano di essersi incamminati verso il sentiero alpinista per fare anche loro la stessa escursione. Ma un locale gli dice: non entrate nella giungla assolutamente, perché si sono sentite delle urla terrificanti. Allora, innanzitutto mi ricorda un po' una fiaba, questa cosa, un racconto horror, esatto, Ruma. Cioè, c'è sempre, no, quello all'ingresso che ti dice non entrare perché lì succedono cose terribili. E il protagonista, ciò nonostante, entra lo stesso, no? Quindi, chissà da chi provenivano queste urla, ma c'è anche da dire un'altra cosa. Se il locale era all'ingresso del sentiero, come avrà fatto a sentire delle urla lontane dall'ingresso del sentiero? Perché Lisanne e Chris erano belle addentrate. Quindi, se le ha sentite uno che era all'inizio del sentiero, è difficile che quelle urla provenissero dal mezzo della giungla. Capì? Cioè, è chiaro quello che volevo dire. Quindi, boh. Anche questa cosa, se ci guardi bene razionalmente, sembra effettivamente non avere troppo senso. Cioè, sembra magari non essere collegabile a Chris e Lisanne. Magari erano degli animali, il loro verso sembrava un urlo. E i locali confondono il verso di un animale? Loro che vivono lì e conoscono benissimo la loro terra? Magari non erano così addentrate. Quando ti perdi nella giungla, in realtà giri in tondo.
Ecco che quella è la cosa più panico, perché dici, cavoli, giro per ore e cazzo, qui ci eravamo già passate ore fa. Ah, leggende su di loro, infatti, su questo caso ci sono tantissime leggende, tantissime. Insomma, le ricerche di queste due ragazze partono quando in realtà loro due sono ancora vive. Partono il 3 di aprile. Perché? Perché la guida locale, la guida turistica locale, scusate, che le aveva aiutate a organizzare le varie attività, che è questo qui, questo signore qui, le avrebbe dovute incontrare il giorno 2 aprile, cioè il giorno successivo, proprio per andare a vedere la piantagione. Ma non si sono presentate all'appuntamento. E anche, ovviamente, perché erano nella giungla. Grazie mille, gentilissima. E quindi cosa fa? Si allarma e le va a cercare a casa di Miriam, cioè nella casa dove loro erano ospiti. Ovviamente lì non le trovano. Quindi Miriam cosa fa? Prende il doppione delle chiavi e entrano nella sua stanza. E si accorgono che chiaramente le ragazze non solo non erano presenti nella loro stanza, ma non avevano nemmeno dormito lì quella notte. E avevano ancora tutte le loro cose lì. C'è da dire una cosetta a questo punto. Che uno, non viene chiamata la polizia. E due, Miriam e la guida locale rimangono dentro la stanza delle due ragazze per mezz'ora. E non si sa bene che cosa abbiano fatto in quella mezz'ora, se magari hanno cancellato delle prove o magari hanno modificato qualcosa. Può essere di sì, o può essere che sono totalmente innocenti, ovviamente. Cyrus, grazie infinite. Perché non chiamare le autorità? Bellissima domanda, questa cosa non l'abbiamo capita, non si è capita. Tant'è che a quel punto la guida locale decide di mettersi a cercare le ragazze nel sentiero il pianista, quindi nella giungla, da solo, senza avvertire le autorità, senza chiamare soccorsi. Lui dice, ci vado io. Allora, su questo io mi sono fatta qualche idea. Cioè, la mia idea è che lui si sentisse una merda perché aveva detto loro, ma sì, andate tranquille, tanto è un sentiero facile, lo fanno tutti i turisti. Quindi magari sentendosi cacca ha detto, aspetta che prima di allertare le autorità, che poi dopo magari mi danno a me la responsabilità di sta sparizione, vado a cercarle io, le trovo e poi risolviamo tra di noi, no? È possibile che gli abitanti di lì stessero proteggendo qualcuno del luogo? Può essere benissimo. Quindi va lui, ovviamente non le trova, a quel punto soltanto alle 17 chiama la polizia e allerta le forze dell'ordine, che cominceranno a mettersi, a organizzarsi per fare le ricerche il 3 aprile, quindi già da 2 giorni erano scomparse le ragazze. Nel frattempo ovviamente anche i genitori si erano allarmati perché, insomma, erano abituati a sentirle tutti i giorni, queste più volte al giorno, dal 1 aprile, da quando gli hanno scritto stiamo andando a fare la passeggiata, non sentono più notizie delle loro figlie, chiaramente erano parecchio preoccupati. Quindi, insomma, le autorità panamensi iniziano una ricerca a tappeto e vengono arruolati, tra l'altro, 25 specialisti della ricerca in montagna. E la storia comincia a diventare anche abbastanza mediatica, inizialmente solo nella zona e poi dopo diventa mediatica in generale. Useranno, tra l'altro, per fare le ricerche, anche un elicottero, che però, ragazzi, purtroppo risulta piuttosto inutile, perché, pensate un attimo, cioè siamo in una giungla, quindi una vegetazione fittissima. Quindi l'elicottero che cosa vede? Non lo vede il suolo perché c'è tutta sta vegetazione. In più c'è la nuvolona sopra dell'umidità, e cosa può vedere uno dall'elicottero? Che prima c'è la nuvolona, poi dopo ci sono tutti gli alberoni, quindi non serviva assolutamente a nulla questo elicottero. Servivano i molecocani, infatti, psicochero, infatti, quindi
Arriveranno anche i molecocani. Comunque vengono distribuiti anche dei volantini alle tribù locali nell'area della giungla e si aggiungeranno tra l'altro diversi volontari che si uniscono alle ricerche. Aspettate che mi rimetto una foto loro, così se non rimane solo quella. Vengono distribuiti questi volantini e il 4 di aprile i genitori atterrano a Panama, arrivano anche loro, insieme tra l'altro alle forze di polizia olandesi, ai cani molecocani olandesi, investigatori per condurre anche una ricerca su vasta scala nelle foreste insieme alle forze dell'ordine olandesi. Intanto passano i giorni, i loro telefoni continuano ad accendersi e a spegnersi nel tentativo di trovare la linea e nel tentativo di riuscire a connettersi a questo numero di emergenza, che purtroppo non riusciranno mai a trovare né il segnale né a farsi rispondere dal numero di emergenza. Considerate che tra il 5 e l'11 aprile succedono delle cose molto 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 strane, e qua vi crescerà l'angoscia ancora di più. In particolare negli ultimi giorni, tra il 5 e l'11 aprile, l'iPhone di Chris viene acceso e spento più volte, anche perché era l'unico ad essere rimasto in piedi, perché il Samsung ormai aveva finito la batteria. Quindi per questo vi ho detto ha vinto l'iPhone, perché è stato quello che, diciamo, è sopravvissuto più a lungo. E succede una cosa strana negli ultimi 3 giorni. Il cellulare viene regolarmente acceso, ma viene inserito il PIN sbagliato tutte le volte. Tra l'altro questo PIN, a forza di sbagliarlo, bloccherà l'iPhone, anche se, come sapete, le chiamate d'emergenza sono comunque permesse, quindi non era un grosso danno. Ora, su questo dettaglio, che è particolarmente inquietante, una delle due che provava il PIN dell'altra magari le è caduto 4 volte, cioè diventa veramente difficile. Ecco, una teoria è che qualcuno ha preso in mano il telefono, il rapitore, l'assassino, quello che è, e cercando di utilizzarlo ha messo il PIN sbagliato. È un'ipotesi, però cosa fa il rapitore? Mette il PIN sbagliato e poi telefona al 112? Mi sembra un po' stranino, mi sembra un po' stranino. È caduto e qualcuno lo ha ritrovato, loro erano già andate. Beh, poi vedrai, questa cosa non ha senso a seguito di quello che ti dirò dopo, che troveranno dopo. Oppure, ecco, una era morta e l'altra provava a mettere il PIN. Anche questa è un'idea, infatti ci avevo pensato, no? Può essere. Un'altra idea è che, ragazzi, erano impazzite. Ci sta? Ragazzoni, provate a immaginare che cosa vuol dire 10 giorni nella giungla, quando sai benissimo che sei spacciata, non hai cibo, non hai acqua, è un caldo porco. Ci sono, immaginate la notte... non vedi nulla, è buio, cioè è buissimo, non è che c'è la luce, non so, riflessa della città o la luna, non arriva la luce della luna perché c'è tutta questa nube sopra, quindi è buio pesto, cioè il nero assoluto, non vedi nulla. E senti i brulichi, i versi degli animali, senti zampettare, senti non sai chi sta arrivando, potrebbe anche essere un animale che ti sbrana in 2 secondi e tu non lo sai. Quindi, ragazzi, potrebbe anche essere che fosse impazzita. Cioè, semplicemente non riusciva neanche più a ricordarsi il PIN, perché non si ricordava più neanche come si chiamava lei. Io non mi ricordo manco il mio nome quando sto a casa, basta che mangi un po' di peperoncino e inizio a sclerare. Ecco, vedi, cioè, capito? Poi, esatto, disidratato e affamato, in stato confusionale, può essere che abbia sbagliato lei a mettere il PIN. In ogni caso, o che una delle due, cioè o che Chris fosse in realtà già deceduta
e quindi fosse Lee Zhen a cercare di usare il suo cellulare, non sapeva il PIN, o che sia impazzita e non riuscisse a inserirlo, io comunque dubito che sia stato un rapitore o assassino a mettere il PIN sbagliato. Cioè, questo mi sembra un po' tirata per le orecchie questa teoria. Tutte e due avevano dato di matto? Beh, è possibilissimo considerata la situazione. Comunque, nei giorni, perché ovviamente continuano le ricerche, nei giorni la scuola di bocchette dove loro avrebbero dovuto lavorare e che, insomma, le aveva cacciate e gli aveva detto no, tornate la settimana dopo, fortunatamente, insomma, fa anche qualcosa di buono, cioè offre una ricompensa di $2,500, che tra l'altro per Panama è una cifra molto interessante, per chiunque trovasse le ragazze scomparse. A quel punto il presidente di Panama, Ricardo Martinelli, va in TV, in diretta nazionale, per assicurare che il suo paese sta facendo tutto il possibile per trovare le ragazze, che si stanno dando da fare, che ci sono tutte queste forze speciali, esperti, incredibili di ricerca che si stanno facendo in quattro per trovare queste ragazze, che quindi loro sono assolutamente incriticabili, perché tra l'altro ci sono questi soccorritori, aggiungerà, ci sono anche questi soccorritori che cercano nelle aree in cui non si riesce ad arrivare calandosi attraverso delle corde, attrezzatura arrampicata, insomma il terreno era molto pericoloso, ma loro comunque vanno in tutti i buchi, in tutti i laghi, in tutti i luoghi, in tutti i frangenti della zona dove c'è questo sentiero. Tra l'altro, dopo una settimana di ricerche, il capo dei soccorsi affermerà che la sua squadra ha battuto tutti i possibili 25 erano percorsi nella giungla e non hanno trovato niente. Non hanno trovato un pezzo di vestito, non hanno trovato la macchina fotografica, lo zaino, non hanno trovato i resti, non hanno trovato niente. Quindi a questo punto, non avendo trovato assolutamente nulla, cominciano tutti quanti a pensare che le ragazze non si fossero semplicemente perse. Dei professionisti qualcosa lo trovano. Poi vedremo, perché qualcosa troveranno, ovviamente. Cioè, cominciano tutti a pensare che le ragazze è impossibile che si fossero semplicemente perse, ma che probabilmente era successo qualcosa di grave a loro e che probabilmente qualcuno poteva aver fatto loro del male. A questo punto cominciano a fare delle interviste, cioè degli interrogatori a vari testimoni, interrogatori infatti molto blandamente, cioè diciamo che sul cercare un colpevole e indagare i locali non è che si sono dati molto da fare in questo senso. Ora, non mi sento di criticare le ricerche, anche se hanno continuato a usare questo elicottero che era palesemente inutile e mi sembrava più una cosa per far scena che altro, però non lo so come hanno davvero condotto queste ricerche, perché non ero lì, non ho visto, non lo so. Però sicuramente come hanno raccolto le testimonianze non è stato proprio molto impegnato questo lavoro, ecco. Perché considerate che, a parte la testimonianza del tassista, che non è conforme a quelli che sono i reali orari, e i proprietari del cane e del ristorante che dicevano appunto che il loro cane era andato con loro, poi altri invece dicevano non è vero, il cane è sempre rimasto qui, quindi ci sono delle cose un po' contrastanti, ci sono state altre testimonianze che confondono le acque. I residenti affermano che ci fosse un'auto rossa all'ingresso del sentiero, che hanno visto questa macchina rossa parcheggiata davanti all'ingresso del sentiero. Ma anche lì lascia il tempo che trova. Poi c'è un signore americano che viveva vicino al sentiero del pianista, che dirà addirittura che a suo parere le ragazze in realtà nella giungla non c'erano mai arrivate. Dice: guarda, io ci ho parlato con queste due ragazze,
E le avevo consigliate di non fare il sentiero più lungo, cioè il sentiero classico, ma di prendere delle scorciatoie e fare quello più breve, perché era più facile, perché era più breve e per loro sarebbe andato meglio. Racconta infatti che a quel punto le ragazze hanno colto il suo consiglio, hanno seguito il suo consiglio e quindi decidono di prendere questo sentiero più breve. Ma, sempre a detta di questo signore americano, dopo poco sarebbero tornate indietro dicendo che erano stanche e che volevano tornare a casa e chiedevano appunto dove potessero trovare un taxi per ritornare indietro. Ora, questa, si devo mangiare le banane, questa testimonianza qui. Ci credo che non l'hanno presa in considerazione perché è palesemente falsa. Come avremmo potuto avere le foto di loro nella giungla se non sono mai, se non si sono mai inoltrate? Quindi perché questo americano dice delle cagate? Cagate. Le ultime due volte in cui viene acceso l'iPhone di Chris è il 9 aprile e l'11 aprile, sempre con il PIN errato. Il 13, pensate anche lì che sfiga, perché adesso noi sappiamo che l'iPhone si è scaricato l'11 aprile, quindi ormai la batteria era finita e il telefono muore. Ma non sappiamo se effettivamente Chris e Lisanne o una delle due abbia continuato a sopravvivere anche dopo. Cosa succede? Il 13 aprile le autorità decidono di arrendersi e di interrompere le ricerche. Pensate che molto probabilmente hanno interrotto le ricerche quando queste due erano ancora vive. O almeno una delle due. Quindi, aia! A questo punto, visto che i genitori erano presenti lì a Panama, ci rimangono malissimo chiaramente per questa scelta, e quindi offrono una ricompensa di ben 30.000 dollari, che pensate se lo stipendio medio di un panamense si aggirava intorno ai 500-600 dollari al mese. Pensate, 30.000 dollari quanti possono valere per un abitante di Panama. Quindi offrono questi 30.000 per qualunque informazione che potesse aiutarli a trovare le figlie. Pensate al panico di essere nella giungla senza cibo, senza acqua. Avevano solo quella bottiglietta d'acqua che sicuramente si erano bevute tranquillamente prima di pensare di essersi perse, no? In un posto dove, come vi dicevo prima, la notte è totalmente nera, piena di fauna selvatica, piena di zanzare, di umidità continua. E tra l'altro, come vi ho detto, si sa che a Panama scompaiono 40 persone all'anno. E il caso precedente di scomparsa proprio a Boquete risale al 2009. C'era nel 2009 un ragazzo inglese, tale Alex Humphrey, che scomparve dopo essersi registrato nel suo ostello. Dice che andava a fare una passeggiata per la città, le sue cose le aveva lasciate tutte nella stanza e lui scompare. Anche lui scompare. Ma alcune fonti, però, riportano anche, non tutte, solo alcune. Alcune fonti riportano che anche il suo iPhone è stato ritrovato bloccato dopo aver inserito più volte il PIN sbagliato. Ma qui io alzo le mani, non vorrei che fossero delle notizie fake news per aumentare un po' il brividino croccantino che sta dietro a questa storia, perché poi effettivamente la cosa del PIN sbagliato è tra le più inquietanti. E fosse un po', come dire, stata esagerata apposta. Quindi io ve la riporto come dettaglio che viene riportato in alcune fonti sì, in altre no. Comunque lui è sparito senza lasciare traccia, assolutamente. Beh, dopo un mese e mezzo più o meno di ricerche, anzi le ricerche ormai si erano stoppate, dopo un mese e mezzo dalla scomparsa delle ragazze, sono tutti convinti che sia successo loro qualcosa di orribile, ovviamente, giunge una telefonata anonima agli investigatori di Panama. Praticamente uno dei locali, che rimane anonimo, e anche qui io mi chiedo perché devi rimanere anonimo se hai visto qualcosa?
Lui rimane anonimo, dice che ha visto due scheletri in un'area chiamata Calebra. Tra l'altro, in questo luogo pare che siano state scattate alcune di quelle foto, a cui adesso arriviamo tra un attimo, perché ci sono 90 foto scattate da queste ragazze prima di... probabilmente prima di morire, probabilmente poco prima di... insomma, sono le ultime foto sulla macchina fotografica, quindi... E quelle ultime foto della macchina fotografica, tra l'altro foto notturne scattate di notte che tra un attimo analizzeremo, sono proprio state scattate nella zona di Calebra. Questo qui dice che ci sono due scheletri, che ha trovato sti due scheletri. E insomma, gli investigatori cercano di raggiungere questa area, ma con l'elicottero non riescono ad atterrare perché c'è in quel momento in atto una tempesta tropicale e quindi non riescono ad atterrare con l'elicottero, per cui tornano 2 giorni dopo e insomma, quando tornano gli scheletri non ci sono, non trovano niente. Ok, questo tenetevelo a mente perché è un dettaglietto mica male, Insomma, il 19 di maggio, quindi comincia a essere passato, sì, anche qua, quasi un mese e mezzo, la squadra di ricerca cambia il suo capo, prende le redini una specialista in criminalità e omicidi, e diciamo che non è proprio un buon segno, vuol dire che stanno cominciando a preoccuparsi seriamente che queste ragazze siano state assassinate. Il 27 maggio riescono a mettere al lavoro 12 cani molecocani, tra l'altro olandesi, quindi arrivano dall'Olanda questi cani molecocani, ed erano dei cani speciali perché loro riuscivano a rintracciare qualunque tipo di resto umano anche sepolto nell'acqua per molto 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 tempo, quindi erano proprio dei super super cani. Questi cani setacciano tutta la giungla per 9 giorni e non trovano niente. Se non fosse che il 14 giugno arriva la svolta. Ecco qua. Il 14 giugno una donna del posto, una abitante locale, consegna alla polizia uno zaino blu. Lei dice di averlo trovato sulla sponda di un fiume che era vicino al villaggio di Alto Romero, tra l'altro da dove lei proviene, il suo villaggio d'origine, e quando lo consegna alla polizia dice: ma io l'ho trovato lì, forse può esservi utile, in ogni caso io sono sicura, proprio sicura, sono passata di qui anche il giorno prima e lo zaino non c'era. Guarda caso, lo zaino era lo zaino blu di Lisen. Tra l'altro, questo zaino viene trovato a una distanza veramente enorme rispetto a dove erano andate le ragazze. Quindi o si erano proprio perse fino a questo villaggio, ma poi se trovi un villaggio cosa fai? Non ti aiutano? Boh, mi sembra strano, stranissimo questo. E ancora più strano è il dettaglio che lo zaino fosse in perfette condizioni e gli oggetti al loro interno erano in perfette condizioni e anche i componenti elettronici funzionavano tutti. Assurdo. Cioè, lì dentro c'era ancora tutto. C'era i cellulari delle ragazze, c'era il Samsung e l'iPhone, c'erano la fotocamera digitale, $83, che dice vabbè, sono fatti di cotone, quindi quando si bagnano si asciugano, però i loro 2 reggiseni, come potete vedere qua, gli occhiali da sole di entrambe e la bottiglia d'acqua di plastica vuota. Sì, beh, effettivamente la bottiglia di plastica vuota, secondo me, la utilizzavano per riempirla quando pioveva, così si bevevano la pioggia, anche perché è vero che non avevano niente da bere, però pioveva sempre lì, quindi in qualche modo forse sono riuscite anche a bere. Ricordiamoci appunto quello che ho appena detto, pioveva in continuazione
i temporali della foresta pluviale non sono come i temporali di Roma, sono delle sassate di pioggia che tipo sembra che ci sia Dio con la bacinella che proprio la rovescia direttamente in testa alla gente. Quindi ragazzi, erano 2 mesi che questo zaino doveva essere nella giungla. E secondo voi questi aprono i cellulari e la fotocamera e funziona tutto? Cioè, e sembra tutto asciutto, esatto. Tutto asciutto, tutto. Adesso qui non vedete magari la macchina fotografica e i cellulari, ma sappiate che erano perfettamente funzionanti. Cioè, allora, a me se mi cade il telefono dentro la vasca, ciao, non lo vedo più. Non lo so, nel 2014 tra l'altro non c'erano i telefoni waterproof. La fotocamera dice che l'hanno analizzata, hanno notato se mancano delle foto. Mancava la foto 509. E anche lì c'è un grande mistero sulla foto 509. Perché pare che quella foto sia stata cancellata. Ma secondo il sistema della macchina fotografica, se l'avessero cancellata le ragazze, teoricamente non te la segnava come esistente. Cioè, se tu con quel modello di macchina fotografica lì, se tu cancellavi la 509, poi quella successiva prendeva il posto della 509 e teoricamente non avresti visto sta cosa. Mentre pare che sia stata cancellata con un software specifico, per cui è rimasto, diciamo, questo. Vabbè, ci sono anche lì sulla foto 509 è rimasto un grande mistero. Quello l'avesse eliminata, allora a quel punto perché non portarsi via il cellulare? Forse perché era stato inquadrato in quella foto, non lo so. E c'è anche da dire che mi sembra molto strano che 2 ragazze che sono sperse nella giungla si mettono a cancellare una foto. Una. Le hanno tenute tutte e cancellano una foto. Boh, mi sembra molto strano. A me pare più verosimile che l'abbiano cancellata durante le indagini, perché forse veniva inquadrato qualcuno, o forse veniva inquadrata una qualche verità scomoda, non lo so, ovviamente non lo so. Comunque, quello che è assurdo è che questo zaino viene trovato a chilometri di distanza da dove... Forse l'hanno cancellato per sbaglio, anche, può essere, certo. Hanno trovato sto zaino a chilometri di distanza, viene trovato da una donna che era passata di lì anche il giorno prima e sto zaino non c'era. Al suo interno funzionavano tutti gli apparecchi elettronici dopo 2 mesi di pioggia, intemperie, animali. Cioè, ricordiamoci che comunque è pieno di bestie nella giungla. Quando una bestia vede uno zaino, adesso magari la maggior parte lo ignora, però c'è anche chi ci piscia sopra, e poi c'è quello che lo mordicchia, e poi c'è quello che... cioè, niente, intatto, perfetto, integro. Boh, boh. Comunque, analizzando chiaramente le foto che avete visto anche prima, si sono resi conto gli investigatori che le ragazze avevano effettivamente deviato dal percorso principale che avrebbero dovuto seguire. Allora, adesso veniamo alla parte più creepy di tutta questa storia, ovvero le ultime 90 foto. Le famosissime 90 inquietanti foto notturne che sono state scattate la settima notte. Che poi loro siano sopravvissute anche dopo quella notte è un boh. Cioè, sono sopravvissute? I loro cellulari, almeno il cellulare di Chris, sì, che poi è stato sbloccato col pin, cioè non è stato sbloccato perché mi veniva inserito il pin sbagliato, eccetera. Però quella notte probabilmente è successo qualcosa di strano. Allora, adesso intanto ve le faccio vedere, così ci facciamo un'idea. Tra l'altro, nessuno riesce a dare una spiegazione sul perché di queste foto. Io mi sono fatta un'idea, poi adesso la condividiamo insieme. Questa è una foto al cielo, cioè neanche al cielo, alla vegetazione verso l'alto. Questa è una foto dove si vede il profilo dell'altra ragazza, quindi possiamo dedurre che erano vive. Perché se una fa la foto e l'altra viene ripresa nello zigomo momento, scusate se non vedete bene, zigomo momento, qualche ciuffo di capelli, a questo punto possiamo dire
che erano vive. Foto al terreno. Adesso qui viene evidenziato questo perché a qualcuno è sembrato un qualcosa. No, forse non. Ecco, scusatemi, perché io vedo una schermata un po' diversa adesso, guardate dove vedete voi. Ecco, vedete che qui nel quadratino rosso ci sono tutti i segugi dell'internet che ovviamente vedono cose. Questa è la stessa foto, mi sa, con esposizioni diverse. Ok, qua ci sono tutte le lucubrazioni dei segugi. Ecco, questa foto qua, c'è tutte foto di questo tenore, cioè fatte con il flash alla vegetazione e al terreno, anche foto così, completamente sfocate. Ok, in molti state dicendo le ha fatte per farsi luce. Vabbè, erano da 7 giorni nella giungla, avevano bisogno di farsi luce soltanto il settimo? Poi, altra cosa, avete mai provato a usare il flash in un luogo totalmente buio? Non serve a niente, non serve assolutamente a nulla, perché vi acceca e basta, non vedete niente. Ho detto, ma essere scattata una foto tipo selfie per vedere se ci fosse qualcosa dietro di lei. Ah, giusto! Stesso usando il flash per vederci qualcosa. Allora, forse, più che farsi luce con il flash, serviva per guardare la foto successivamente sullo schermetto. Forse. Per me l'ipotesi più sensata è che in quel momento è arrivato l'elicottero. Secondo me in quel momento loro hanno cominciato a sentire l'elicottero sopra e hanno detto aspetta, facciamo segnali in qualche modo, facciamoci vedere che siamo qui, vengono a prenderci, aiuto, aiuto, aiuto. E quindi hanno cominciato a fare il flash perché era l'unico modo che avevano per farsi vedere. Secondo me questa è la ipotesi più sensata, perché comunque alcuni hanno anche pensato che li usassero per spaventare gli animali. Io non vedo nessun animale inquadrato, se l'avessero usata per spaventare gli animali. Vedete che molte sono proprio rivolte al cielo? Guardate quanta umidità, tra l'altro. Ecco, questa è una delle foto più emblematiche. Ci hanno fatto qua delle lucubrazioni incredibili su questa foto, che ritrae dei rametti con incastrati dei sacchetti. Due sacchetti. Questa pare Blair Witch, esatto. Perché l'elicottero deve passare di notte? Perché passava in continuazione l'elicottero, si stanno facendo le ricerche. Non so quando sarebbe stato possibile vedere il flash da un elicottero, parliamo di una frazione di secondo. Ah beh, ma quando sei lì la speranza è l'ultima a morire, le provi tutte. Le ricerche andavano avanti di notte? Boh, mi auguro di sì. Mi auguro di sì, anche perché era diventato mediatico il caso, E sapevano che qualunque ora era preziosa per la loro sopravvivenza. Ora c'è questa roccia dove sono state, tra l'altro ho visto anche tante persone che sono andate a fare quello stesso percorso, hanno cercato questa roccia. C'è anche una ragazza che si è fatta una foto seduta proprio dove c'era questo bastoncino, cioè la gente va in fissa seriamente. Ecco, qui ci sono dei dettagli interessanti, cioè per terra ci sono dei frammenti di cartaccia di qualcosa, cioè qui sono rifiuti, cioè questi sono rifiuti, ed è strano, hanno fotografato questa cosa dei rifiuti, cioè, boh, anche lì, forse è un caso, forse no. In ogni caso il display del telefono puoi usarlo come specchio per fare dei segnali, avrebbe avuto più senso quello che fare il flash. Eh beh, Ruma, magari non lo sapevano, cioè io non ci ho ripensato, per dire. Top turismo dell'orrore, eh già. Io mi sarei pisciata e cagata addosso fine, ve lo dico, se mi entrate dispersa mi troverete piena di cacca e pipì, ma quella è la meno, guarda, l'importante è trovarti viva. Ok, qua veramente tutte le altre foto al cielo, foto al cielo. Questa è una foto stranissima, che non so, sembra tipo quasi una foto del sistema solare. Poi ce n'è una davvero super mega inquietante. Qui c'è un dettaglio di una roba sul terreno che, ingrandendolo al massimo, come potete vedere qua sulla destra, si vede che c'è un frammento della guida. Cioè,
loro probabilmente avevano in mano questa guida per riuscire a orientarsi, no? Nel sentiero. E a quel punto l'avevano stracciata. Erano impazzite, avevano sclerato, può essere. Può essere che avessero effettivamente sclerato. Vedete? Qui hanno fatto proprio un'analisi fatta molto bene di quel pezzettino legato a quella cartina. Ecco. Ok. Questa foto ha mandato fuori di testa tutti. Cioè, è evidentemente la... Chris. Sono i capelli di Chris. E non si capisce... Cioè, vedete che ci sono le narici? Adesso non so se vedete bene, ma... Qui c'è la bocca. In basso vedete che c'è la bocca, le narici. Quindi lei è in questa posizione, con tutti i capelli sopra così. E non ho capito perché questa foto. Io non vorrei che Lisen avesse fatto questa foto all'amica perché era morta. Per... voleva controllare le ferite. Ma cosa fai? Controlli le ferite con i capelli tutti davanti alla faccia, cosa vedi? Sì, sono biondi i capelli nella foto. Infatti Chris è quella bionda. Raga, è inquietantissima sta cosa. Proprio inquietante. Non vedo bocca e narici. Allora, le narici sono esattamente al centro in basso. Vedi dove c'è la scrittina? Su qui non mi prende il cursore, non lo vedete il mio cursore, però... Dove c'è la scritta della scrittina grigia, delle letterine, lì c'è la bocca, quasi sopra. Se vai ancora un po' più a sinistra, fino al centro, trovi i due buchini delle narici. Se aprite il link poi lo vedete ancora meglio. Questa è la foto che è veramente più inquietante di tutte. Poi altre foto di questo genere... E sono tutte più o meno così. Ora, difficile, qualcuno ha detto, ma volevano fotografare il loro inseguitore o qualcuno che le stava stalkerizzando. No, non mi sembra una teoria. Tra l'altro dice 2013. Questo non ci avevo fatto caso. Non è un animale, è un rumore. Ci avevo pensato che... i capelli possono benissimo sembrare puliti con la combo umidità, pioggia e caldo. È vero, sembrano puliti. Questa cosa è strana. Sembrano effettivamente puliti. Tante foto al cielo sono quelle che mi fanno appunto pensare che loro stessero cercando di attirare l'attenzione di un eventuale elicottero soccorso dall'alto. Comunque, qualcuno ha anche detto... Ma non è che questa fotocamera è stata trovata da un locale, un abitante locale, che non sapeva come funzionasse, quindi ha cominciato a fare delle foto random? Anche qui, boh, mi sembra strano, anche perché le ragazze sono presenti, si vede il profilo di una, i capelli, cioè... Mi pare strano che arrivi in locale e cominci a usare le foto random con le ragazze di presenti, boh. Comunque... Qualche giorno dopo vengono ritrovati anche i pantaloncini di Chris in cima a una roccia sulla sponda opposta dell'affluente a pochi chilometri di distanza dal punto in cui avevano trovato lo zaino. Quindi sostanzialmente hanno trovato sti pantaloncini di jeans che tra l'altro lei indossa nelle foto, questi qui che ha addosso, li vedete? Questi pantaloncini di jeans, proprio questi sono stati trovati. Ed erano, si dice che erano stati trovati con la zip chiusa, belli ripiegati e piegati ordinatamente su una roccia. Piccolo problema, nel 2021 sono uscite le foto di questi pantaloncini che non ho qui con me, ahimè, non ho salvato, ma no, non ce l'ho. Non c'erano proprio pantaloncini. Comunque, quando è uscita questa foto dei pantaloncini,
In realtà non erano per niente ripiegati, cioè hanno fotografato quando erano sulla roccia, sono stati trovati sulla roccia. In realtà erano mezzi sdrucciti, con la zip aperta, per niente ripiegati, buttati là così. Quindi è un po' una leggenda il fatto che fossero stati trovati ripiegati sulla roccia. Ma la foto la trovate tranquillamente se googlate. Comunque, a questo punto, come avete visto, i 25 super esperti, ricercatori, squadra incredibile, elicotteri, cani, molle, coccani, trovano un cazzo. I locali, gli abitanti locali, trovano tutto loro. Cioè, il lavoro lo fanno praticamente tutti gli abitanti locali. E cosa troveranno gli abitanti locali? Continuano a cercare nella zona, perché ormai è stato trovato lo zaino, è stato trovato i pantaloncini. Tra l'altro vi ricordo, villaggio in Culonia rispetto al sentiero dove erano loro due, e cominciano a trovare i primi resti umani. Trovano le prime ossicine. Tra l'altro siamo sempre nella zona di Rio Calabria, quindi sempre lì. Uno dei primi ritrovamenti è mezzo bacino. Cioè, cancella Panama dalla lista dei paesi dove andare. No, vabbè, dai, magari non ti va così male. Comunque trovano proprio mezzo bacino, cioè avete presente le ossa del bacino, spezzato, un pezzo di bacino, bello importante tra l'altro, un bel pezzettone. Trovano alcuni pezzi di tibia. Trovate le foto su Google, io non le metto perché Twitch potrebbe offendersi, giustamente, quindi non le metto, però le trovate tranquillamente su Google. E trovano dei pezzi di tibia, trovano delle ossa peroneali, quindi quelle del peroneo, e troveranno due scarpe, una delle quali non c'entrava niente con le ragazze, erano scarpe di qualcun altro, ma l'altra sì. E dentro a questa scarpa c'era un piede completamente integro, ovviamente mummificato, delle due ragazze. Scarpa con dentro il piede. Pesante, pesante, pesante. Tra l'altro tutte le ossa, i frammenti, i ritrovamenti, lo zaino, i pantaloncini, eccetera, sono sempre stati trovati dalla gente del posto. Cioè anche quando cominciano a trovare questi dettagli tra l'altro molto importanti, cioè lo zaino e i pantaloncini, non è che i ricercatori si sono rimessi al lavoro per andare a cercare in quella zona se trovavano qualcosa. No, l'hanno fatto i locali. Io mi chiedo, ma i ricercatori sveglia? Infatti sono stati molto criticati per questo. Comunque, le ossa del piede all'interno della scarpa appartengono a Lisen. Era il piede di Lisen. Mentre il bacino appartiene a Chris. Lo trovano ovviamente attraverso le analisi del DNA, quindi ormai non c'è più niente da fare e sappiamo che sono morte. Ma c'è da chiedersi anche come siano morte. Intanto i locali continuano a cercare nella zona, tra cui anche la guida turistica che aveva avuto a che fare con loro, si dà molto da fare per cercarle, per raccogliere insomma i vari resti. E alla fine riusciranno a collezionare 33 pezzettini di ossa, pezzettino per pezzettino. Troveranno il 15% più o meno dello scheletro delle ragazze. Tra l'altro, ecco, una cosa interessante è che i legali della famiglia, delle ragazze, ma ormai i legali delle famiglie, denunceranno gli investigatori affermando che effettivamente hanno gestito di cacca le indagini. E insomma, oltre queste 33 ossa, che tra l'altro fanno tutte parte della sono tutte parte delle gambe, cioè i pezzettini di ossa che hanno trovato dopo sono tutti della parte inferiore del corpo, si trova pochissimo della parte superiore del corpo, e intorno ad alcune di queste ossa ci sono ancora dei pezzettini di carne e pelle attaccata, in particolare nei resti di Lisen, mentre i resti di Chris sono pulitissimi, sono ossa proprio pulitissime. E questo
questo è molto strano che ci sia ancora della pelle attaccata a queste ossa. Da raga, qui comincia un momento un po' molto macabro, sappiatelo, ve lo dico, perché se state mangiando, evitate. Questo è molto strano, perché effettivamente dopo 4 mesi a mollo nel fiume e in quelle condizioni meteo lì, quindi con sempre l'acqua, il marciume, il fango, cioè erano sempre a mollo, cioè teoricamente avrebbero dovuto rimanere sempre a mollo questi resti, e la pelle dovrebbe essersi totalmente decomposta. Dopo aver raccolto tutti questi indizi, il procuratore panamense dice: ma morte accidentale, sicuramente le due ragazze si sono perse nella giungla, sono cadute accidentalmente nel fiume. Questa è la ricostruzione ufficiale, eh? Quindi secondo il, grazie Lunatica, secondo il giudizio degli investigatori, queste sono inciampate, sono cadute dentro il fiume le ha trascinate con la corrente e trascinandole loro hanno sbattuto contro le rocce, quindi sono morte chiaramente per i traumi. E successivamente, a furia di sbattere qua e là, i corpi si sono completamente disfatti e ogni pezzo è andato dove è andato. Ah, come prova regina, a sostegno di questa ipotesi, fanno l'analisi ai raggi X del piede di Lisanne, quello dentro la scarpa. No, non ha molto senso in effetti. Quello dopo vedremo anche perché. Fanno i raggi X e scoprono che Lisanne aveva una frattura del metatarso, cioè aveva una frattura del pollicione del piede destro. Oh! Cioè, ragazzi, dopo 10 giorni dentro la giungla ci può anche stare che metti male un piede, ti spacchi il marmellone, ci sta. No, questa era la prova regina, quindi erano cadute e la prova è che lei si era rotta il metatarso cadendo e quindi poi ovviamente il suo corpo è stato trascinato dal... cioè... comunque... Tra l'altro, sempre il procuratore sostiene che alcune delle 90 foto notturne sono state scattate proprio a ridosso del fiume Calabria, dove devono essere cadute, visto che tutti i ritrovamenti dei vari pezzettini di ossa, per quanto siano veramente sparsi a chilometri di distanza l'uno dall'altro, seguono tutti l'andamento di questo fiume. Comunque, il caso viene ufficialmente chiuso come morte accidentale, è bella così. Ma ci sono dei dettagli che secondo me meritano di ulteriori approfondimenti e di farci anche qualche domandina in più. Ovvero, che tra l'altro sono poi quei dettagli che hanno portato i segugi dell'internet a fare tutte le varie diverse teorie. Per esempio, come vi ho detto, le ossa ritrovate appartenute a Chris sono state ritrovate incredibilmente lucide, scolorite e sbiancate. Questo è un effetto che succede quando le ossa rimangono esposte al sole per molto tempo, ma si parla di anni. Qui sono qualche mese. E per di più non sono state esposte al sole. Teoricamente sarebbero dovute essere nell'acqua, nella fanghiglia, nel terriccio, nel terreno. Bollite? A me è venuto in mente, cioè io comunque mi hanno fatto delle ricerche e ho confermato che non ci sono i cannibali a Panama, però magari sì, cioè non lo so, mi ero subito pensato ai cannibali a questo punto, perché sul serio. Vabbè, questo è infatti, molti di voi lo hanno scritto, morsi, oppure quando le trattano con l'acqua ossigenata, esatto Alfred. Comunque, non potevano essere state sbiancate dal sole, perché non erano né state al sole, considerato che pioveva sempre, né era passato abbastanza tempo perché sia stato il sole, quindi quella doveva essere un'azione diversa. In più, appunto, se queste ossa, come teoricamente sono state trovate, cioè sono state trovate immerse nel fango, nel terriccio,
le ossa sono porose e teoricamente avrebbero dovuto assorbire il colore del terriccio, quindi avrebbero dovuto avere un colore più scuro, almeno nelle striature, no? Avete presente quando si trovano le ossa per terra? Sono sporche, sono macchiate, perché appunto sono un tessuto poroso. Invece quelle liscissime. Tra l'altro viene da pensare effettivamente che sia stata opera, come qualcuno qui scriveva, degli animali che magari se le sono mangiate, ma la polizia olandese, quando hanno fatto le analisi forensi su questi resti, non hanno trovato nessun segno di morso, né di graffio, né di niente, quindi non sono stati gli animali. Le formiche, no, perché comunque non c'è stato nessun segno di abrasione, non c'era, erano liscissime, non c'era. Sono 33 frammenti su più di 400 ossa che sarebbero dovute essere. Esatto. Tra l'altro mai trovate le altre ossa. In più, e questo stiamo parlando delle ossa di Chris, mentre le ossa di Lisanne avevano un aspetto completamente diverso. Le ossa di Lisanne avevano tutte ancora pezzi di carne e pezzi di pelle attaccati. Quindi sembra anche che siano morte in modi diversi, o che sia successo qualcosa di estremamente diverso dopo la loro morte. Ecco, alcuni pensano che magari Lisanne è morta molto dopo Chris e quindi si è mantenuta di più la carne e la pelle. Oppure, altra teoria, il suo corpo è stato conservato da qualche parte prima di essere buttato nel fiume. Allora, i crani non ci sono, no, neanche un pezzettino, niente, niente. Esatto, esatto, Pineapple Kira. Ci sono alcuni che sostengono che sia stato opera di trafficanti, appunto, di organi umani, di pezzi umani, non lo so, e che quindi abbiano sbiancato loro le ossa per favorirne il distaccamento dei pezzi che gli servivano. Può essere? Forse però questi li hanno trovate già morte, forse non... Davvero, qui è... questa cosa qui delle ossa mi manda fuori di testa. Però a questo punto soltanto Chris è stata utilizzata in questo modo, mentre Lisanne no. Aspetta, non vorrei aver confuso, Aspetta, quali erano le... Esatto, Chris aveva le ossa perfettamente lucide, mentre Lisanne no. Una ha mangiato l'altra. Sì, però è riuscita a bollirla a questo punto, perché... Organi nelle gambe? È vero, non ha senso. Organi nelle gambe no. Però ecco, c'è da dire che sono state trovate solo le gambe. A parte di sopra no, appunto dove ci sono gli organi. Noi le hanno trovate sperdute, mezze morte, le hanno prese. Può essere. Noi le ossa non hanno veramente nulla di strano, sono solo 33 frammenti, manca veramente troppo per trarre conclusioni. Sì, hai ragione, sono veramente poche le tracce, però guarda caso tutte le ossa che appartengono a Chris sono lucidate, tutte le ossa che appartengono a Lisanne hanno i pezzettini di carne attaccata. Questo è strano, questo è molto strano. Ecco, avete presente la ricostruzione della procuratore parmense, che... No, parmense è quello di Parma, panamense, che dice che appunto è stato il fiume a sballottare i corpi e smembrare i corpi facendoli sbattere contro le rocce. Ecco, in realtà il fiume presso il quale loro sono state trovate non aveva una corrente molto forte e in realtà non aveva neanche un livello molto alto di acqua. Poi in quel periodo dell'anno soprattutto non aveva questa gran corrente. E poi la alcune ossa sono state trovate effettivamente a valle, quindi la maggior parte delle ossa sono state trovate tutta a valle, e questo fa pensare che è difficile che sia stato trascinato il corpo per tutto il passaggio del fiume e tutte le ossa, tutti i resti vengono trovati solo a valle.
teoricamente avrebbe dovuto seminare un po' di corpo dappertutto, e invece tutti a valle. Ecco, un altro mistero legato allo zaino. Lo zaino, come abbiamo visto, trovato perfettamente intatto, con dentro gli oggetti ancora funzionanti, l'elettronica ancora funzionante, il tutto assurdo. In più ci sono centinaia di persone che erano passate esattamente nel luogo in cui lo zaino è stato trovato, anche quando stavano conducendo le ricerche, e nessuno ha mai visto quello zaino. Quindi con ogni probabilità è stato posizionato lì successivamente. Ma se erano tribù o traffico di organi in mezzo alla giungla, li seppellivano e ciaone per sempre. Sì, che fanno, buttano le ossa via così, effettivamente, non lo so. Ah, altro dettaglio molto interessante. Secondo voi, perché le ragazze hanno messo i reggiseni, cioè si sono tolte i reggiseni e le hanno messo nello zaino? Cioè, che senso aveva togliersi il reggiseno? Tra l'altro non erano reggiseni così scomodi, erano reggiseni morbidi. Che erano scomodi. Ok. Dalla noia per dormire. Che scomodità. Ma non sono quelli col ferretto, se ci fate caso, sono quelli morbidi. Comodità. Ok. Io non lo uso. Quel colletto erano costumi. Sì, in effetti sembrano proprio costumi. Sudore, irritazione, troppo sudore. Sì, sì, beh, sicuramente anche per fastidio, avrei potuto lo toglierlo per fastidio, ma potrebbe anche essere stato che l'ultima cosa che hanno fatto prima di morire magari è stato fare un bagno, e facendosi questo bagno è successo qualcosa per cui sono morte. Non porto il reggiseno. Argentano, ti auguro di portare il reggiseno di più. No, dai, scherzi. Oh, non trovi il corpo e hai ancora speranza di trovarlo. Polizia in un traffico illegale ostruisce gli affari. Può essere. Comunque. Ok. Ecco, per questa cosa dei reggiseni ho letto delle cagate epiche. Magari li utilizzavano per filtrare l'acqua. Interessante questa teoria, molto interessante. Ho visto delle cagate epiche sulla questione dei reggiseni. Cioè, secondo me è molto più come dite voi, cioè gli dà fastidio, se l'hanno tolta per fare il bagno, non lo so. Alcuni dicono che questi reggiseni sono stati tolti loro da un aggressore sessuale che avrebbe strappato, cioè avrebbe tolto questi reggiseni per aggredirle sessualmente, dopodiché li ha riposti nello zaino. Dai, dai, mi sembra molto strano. Allora, la mia teoria, io sono molto propensa a pensare che, molto educato, esatto, questo molestatore, molto educato, sono propensa a pensare che effettivamente si possa trattare di, chiamiamola morte accidentale, morte per sfinimento, cioè magari sono morte di fame o sono morte, adesso non credo di sete perché lì dell'acqua ce n'era, però che acqua era, cioè magari era acqua che gli ha provocato della dissenteria, quindi era ancora peggio di prima. Resilia che lo zaino non può essere stato nel bosco e restare così, esatto, quindi qui Gattacicova comunque. Cioè, probabilmente, nella mia ricostruzione mentale, queste ragazze stavano morendo di fame o sono morte di fame, di stenti, sono state trovate da qualcuno, i corpi sicuramente sono stati manomessi, ma proprio ci metto la mano sul fuoco che i corpi sono stati manomessi. Chissà se quando erano già morte o quando erano morenti o quando erano ancora vive. Ipotesi azzardatissima. Settimo giorno i trafficanti le trovano mezze morte, le recuperano per vedere cosa potevano usare, quindi quella con le ossa pulite era viva e l'hanno utilizzata per gli organi, l'altra era morta e non potevano usarla, quindi si sbarazzano dei resti nel fiume. Sì, ma se tu vuoi usarla per gli organi, devono essere anche in buono stato questi organi. Oddio, ci sta.
che sia in buono stato, anche se era moribonda. Spero che fossero già morte, me lo auguro anch'io. Oh, magari è stato veramente solo un incidente, queste ossa si sono sbiancate per dei motivi a noi sconosciuti. O magari qualcuno ha trovato queste ossa in giro, si è divertito a sbiancarle, poi le ha mollate lì, non lo so. Qualcuno ha trovato gli altri resti, li ha collezionati per mettersi in salotto. Guarda che può essere veramente di tutto, la gente è fuori di testa. Il piede nella scarpa che Taglio aveva era divelto dalla caviglia, cioè proprio l'articolazione staccata da lì. È un caso veramente, veramente un rompicapo, fa venire il mal di testa quando ci pensi. Terreno acido, allora sui 4, la devi smettere di chiedermi queste cose, io non sono un geologo né un meteorologo di Panama, non lo so. Chissà come dormirò stanotte dopo questo, mi auguro che dormirai bene, comunque molto inquietante, Forse sono state derubate e dopo morte di stenti. Perfetto, ma se tu hai derubato queste ragazze e lo zaino te lo porti via, no? Perché vuoi rubare quello che c'è dentro, che senso ha far trovare lo zaino in perfette condizioni? Penso anche per il clima, il caldo ha facilitato molto la decomposizione. Sì, il caldo, l'umido, certo, però è assurda la differenza tra i resti di una e i resti dell'altra. Per l'esposizione mediatica. Vero. Le ossa potevano essere state sbiancate dal tipo di terreno. Ma non dovrebbe, comunque è un terreno, le ossa sono porose, dovrebbero prendere sul colore del terreno. A meno che il terreno non fosse bianco gesso, cioè... Teoricamente con uno slogatore brutta brutta nella giungla non è difficile, puoi perdere un piede. Occia, te lo devi strappare però il piede, cioè va bene che te lo rompi, ma la pelle come fai a perdere un piede così? Te lo devi tagliare, te lo devi strappare. E discorsi, prima di andare a dormire proprio, come per esempio... ok, e beh, Doris, sì, pentiti. Magari i ladri hanno detto, oh, queste qui che abbiamo derubato sono scomparse, forse morte, rimettiamo tutto nel bosco. Può essere, anche perché lo zaino in realtà è stato trovato in un villaggio. Cioè, sì, nel bosco, ma molto vicino a un villaggio. E anche lì viene da pensare, ma se loro fossero state molto vicino a un villaggio, perché non hanno raggiunto il villaggio per chiedere aiuto? Infezione nella giungla? Può essere. Infezione c'è, ci sta. La caviglia era tagliata o strappata a morsi? No, era strappata, cioè era spezzata, ecco. Che tipo di taglio? Era un... rotta, ecco. Non deve smancare le ossa, paradossalmente è sotterrarle e lasciare operare la natura. In 10 giorni sono riuscita a sbiancare ossa meglio che con l'acqua ossigenata. Davvero bianchissime, cioè non abbiamo assorbito. Ancora vive, le hanno tenute in attesa di vedere se aumentava il premio del loro ritrovamento. Purtroppo, essendo entrambe compromesse dagli stenti vissuti quella settimana, magari per la dengu, magari per disidratazione, hanno deciso di nascondere il corpo e di sbarazzarsene. E non essendo del mestiere, hanno provato varie tecniche. Può essere? Può essere.